Si fa così. Mi vuoi sposare? Tina, c'è una valigia. Sopra la panca la capra campa. La valigia, certo. Poi fai tu, non lo so. Allora, ci sono dei fiori. Ma posso aprire e vedere cosa c'è prima? Magari dalle prime fiori, non lo so. No. Ah, sì. Beh, fammi vedere cosa c'è qua dentro. Sì. Che c'è? Allora ragazzi, io ne approfitterei. Cavalchiamo l'onda? Non so, cioè, è la cosa che meno avrei immaginato in vita mia, fare una cosa così pubblicamente, ma sono qua, stiamo surfando così, siamo su un'onda della vita così alta e quindi io ne approfitto. Filippa, questo innanzitutto per te. Grazie. Un bacio. Ma questo posso veramente... Vabbè. Non me l'aspettavo questa cosa, non me l'aspettavo, ma qui dentro però sono cambiate tante cose della mia vita. Sono cambiati tanti aspetti, mi sento migliorato, mi sento cresciuto, penso di essere diventato uomo. È stata per me una soglia importante. Ho attraversato, guarda, tempeste nella mia mente. E ho combattuto quelle che erano le mie debolezze, le mie fragilità per cercare di essere una persona migliore. Quindi ho meditato tanto, vi ho sentito, te Stella, ma proprio ogni giorno, ogni istante, ogni momento. E mi è venuta voglia di fare due cose. La prima, quella di provare a regalare un fratellino, una sorellina a Stella. Quindi questo poi ci penseremo, cercherò. E la seconda... Si fa così. Sposare. Sì, credo.